Ne parliamo però anche al Senato con Alberto Airola. Il video, prego, sulla cultura. Che un paese come l'Italia, che detiene probabilmente il più grande patrimonio artistico e culturale del mondo, non possiede un piano strategico generale per la sua tutela e per il suo sviluppo economico e turistico. Spagna, Regno Unito, Germania, Francia, Olanda, Danimarca, Polonia, Paesi Baltici, praticamente tutti i paesi europei ne hanno uno. Tra l'altro l'hanno stilato negli anni d'inizio della recente crisi economica 2007-2008. L'Italia no. Non investire sul nostro patrimonio culturale è un atto folle. Non investire su un settore che da solo potrebbe incrementare dai 3 ai 5 punti di PIL e che attualmente nel suo insieme turistico e culturale fornisce il modestissimo ritorno economico di circa 70 miliardi l'anno, significa non solo contribuire alla lenta distruzione di un patrimonio immenso, nazionale dell'intera umanità, ma anche privare di una fondamentale risorsa economica la già drammatica situazione finanziaria italiana. La cultura non è solo impresa. Lavoro, ricchezza, è la componente fondamentale per la crescita, la realizzazione e il benessere di un popolo. È la possibilità per i giovani di avere prospettive future migliori e per l'intera società di evolversi ed esprimersi al meglio. Senza cultura non siamo nulla. Continuare con politiche di sussistenza e di tagli senza un progetto e una visione più ampia, con vergognose modalità politiche, amministrative e clientelari. Grazie. A parlarci di cultura lo abbiamo qui il senatore Alberto Airola. Grazie Alberto. Grazie, che bella emozione, signori. Mi riempite il cuore veramente. Come qualsiasi cittadino che vive questa emozione, dal banchetto al palazzo. Mi sono scritto due righe. Io sono di Torino, ma ovviamente sono affascinato dalla vostra città. È meravigliosa, è unica. La mattina quando prendo l'87, che spero che il nuovo sindaco, De Vito, nello specifico il nostro, aumenti come frequenza di passaggi, per andare a lavorare al Senato, attraverso Piazza San Giovanni, passo davanti al Colosseo, stupendo, i fori imperiali, arrivo, passo Largo Argentino, dove ci sono delle stupende rovine, dei templi romani, Vado al Senato e mi domando se in questa città, in questo paese, forse siamo diventati tutti pazzi. Questo immenso patrimonio nostro, come dicono le video, ma dell'umanità intera, perché è un patrimonio di tutti, sta andando in pezzi, dopo aver resistito centinaia di anni, migliaia di anni, sta andando in pezzi per l'ignoranza, per il malaffare ovviamente di questa classe di amministratori disgraziati. Vi ricordate il forziere di Paperone, quell'enorme edificio pieno di soldi? Ecco, noi siamo lì, seduti su questa immensa montagna di monete, vestiti male, malnutriti, ci avveleniamo ogni giorno con dei cibi terribili, conduciamo un'esistenza miserevole, ma non siamo consapevoli della ricchezza. È una cosa incredibile, io non me lo spiego. Ci sono fior di studi che dimostrano che potremmo vivere di queste cose, di questa bellezza, del turismo, ma non ce n'è bisogno, basta il buon senso. In tanti anni una classe dirigente politica amministrativa corrotta ha gestito fondi e investimenti in modo clientelare, come pizzicagnoli, hanno nutrito le proprie clientele, gli amici, gli affiliati, hanno finanziato questi piccoli circoli di amici. E da Torino a Roma c'è un'Italia fatta di dubbie fondazioni che, lasciatemelo dire, hanno rubato fiumi di fondi pubblici, signori, i nostri soldi. Per favorire appunto queste clientele dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo aprirli, guardarci intorno e decidere che questo è il nostro vero investimento. La cultura poi non è solo andare, come dicevo anche nell'intervento, a vedere per esempio il Mosè di Michelangelo, stupendo. Siete in una città dove uno entra in una chiesa e trova un Caravaggio, signori.
La cultura non è andare al museo e vederlo, la cultura è andare, ammirarlo ed esserne gratificati ed essere soddisfatti da questa esperienza. Noi abbiamo passato 20 anni, gli ultimi 20 anni, ottenebrati da una cultura becera, televisiva. Signori, stiamo aprendo gli occhi adesso, abbiamo un'occasione unica, il movimento è una comunità ormai, ha ragione Beppe, siamo tantissimi. Io non so voi, ma a me sembra, da cittadino, da persona che fino a qualche anno fa non faceva politica, anzi guardava quelli che facevano politica con un po' di stupore, come dire, ma cosa vuoi cambiare? A me sembra che la ruota della storia abbia ricominciato a girare. Ha ricominciato a girare. E se ci attaccano, l'hanno detto tutti i miei colleghi poco fa, altri cittadini come noi, come voi, se ci attaccano, se ci massacrano, se i televisioni, i giornali, ce l'hanno tutti con noi, quelli che votavano il PD, poverini, e ci passano al banchetto a insultarci, se ci attaccano è perché siamo sulla strada giusta e possiamo cambiare questo paese. Dobbiamo tenere la schiena dritta, signori, andare avanti, siamo arrivati fin qua, siamo arrivati fin qua, siamo entrati in questi palazzi, non li hanno mai visti 160 parlamentari così, 163 per la precisione, non li hanno mai visti, signori, veramente non facciamo i polli. Non facciamo i polli, non crediamo alle storie che dicono i media. No, è ora veramente di tenere le mani sul timone e andare avanti. Riprendiamoci questa nazione, tutti insieme. Riprendiamoci Roma, avremo un futuro migliore. È dura essere, caricarsi quest'onere. È un grande onore fare l'eletto al Senato, rappresentarvi, è un grandissimo, ma anche portare una croce, signori, è dura, l'avete sentito anche degli altri, ci abbiamo di fronte, io adesso sono in commissione giustizia, ho di fronte Nitto Palma, Ghedini, Nitto Palma è fantastico, ve lo dico, ve lo voglio dire così, lui entra, si siede, ci guarda e fa, siamo d'accordo, ma d'accordo su cosa? Su cosa? Quindi signori, è una grande occasione. Roma, poi vabbè, lo sapete meglio voi di me, io arrivo da una città gestita da 30 anni e più dal PD e dalla Fiat. Potete immaginare che disastro che hanno fatto, li conosco bene, molto bene. Voi avete una grande occasione in questo weekend, possiamo veramente cambiare le cose, credetemi, dopo sarà dura, ci dovremo caricare, l'unica strada è questa, è che ci impegniamo noi, voi, dopo 2 legislature, ve lo dico, sono troppe, toccherà a voi, perché è troppo faticoso, veramente, però dopo saremo veramente padroni delle nostre vite. Vi saluto con un motto che arriva dalla Val di Susa, dove un popolo combattente mi ha insegnato che le cose si possono cambiare. Il motto è a sarà dura! Per loro! Per loro sarà dura! Grazie! Tenete duro! Tutti a casa! E pensare che questo è un senatore della Repubblica, che meraviglia!